our safety committee, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency, has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. COVID-19 is a very serious disease with high hospitalization and death rates, and every day COVID is still causing thousands of deaths across the EU. This vaccine has proven to be highly effective. It prevents severe disease and hospitalization, and it is saving lives. Vaccination is extremely important in helping us in the fight against COVID-19, and we need to use the vaccines we have to protect us from the devastating effects. The Prague, after a very in-depth analysis, has concluded that the reported cases of unusual blood clotting following vaccination with the AstraZeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine. Buonasera e ben ritrovati in diretta in questa nostra edizione del telegiornale. Abbiamo voluto aprire dunque con l'atteso pronunciamento dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca. L'EMA che ha rassicurato sull'utilizzo del vaccino anti-Covid e ha detto i benefici superano i rischi, aggiungendo anche che i casi di trombosi cerebrale sono effetti collaterali molto rari. L'agenzia ha riscontrato un possibile legame fra il vaccino e alcuni casi estremamente rari, dunque, di eventi trombolici. Le trombosi con bassi livelli piastrinici dovrebbero essere elencati fra gli effetti collaterali, dunque molto rari, del farmaco. Al momento la casistica riguarda soprattutto le donne sotto i 60 anni entro un intervallo di 2 settimane dalla somministrazione del vaccino. Tuttavia non è stato confermato alcun fattore di rischio specifico. Una spiegazione plausibile per l'insorgere della trombosi potrebbe trovarsi nella risposta immunitaria al vaccino, ha spiegato Eimear Cook, direttrice esecutiva dell'EMA, che abbiamo visto proprio in apertura di questo nostro telegiornale. Alla luce della casistica attuale, tuttavia, non è possibile indicare l'età o il sesso come possibili fattori di rischio. Non è stato possibile individuare una causa per gli eventi tromboembolitici rari a seguito della somministrazione del vaccino, è stato spiegato, e non sono stati identificati rischi generalizzati nella somministrazione dello stesso. Quindi, ha detto l'EMA, non abbiamo ritenuto necessario emettere raccomandazioni specifiche per ridurre il rischio. Così si è espressa anche Sabine Strauss, presidente proprio del Comitato di Sicurezza dell'EMAC. Le informazioni del bugiardino del vaccino di AstraZeneca saranno dunque aggiornate e saranno diffusi i vari avvisi in merito. AstraZeneca, dal canto suo, l'azienda ha reso noto di aver collaborato attivamente con le autorità regolatorie per implementare le modifiche relative alle informazioni sul prodotto e che sta già lavorando per comprendere meglio i singoli casi, l'epidemiologia e anche i possibili meccanismi che potrebbero spiegare dunque questi eventi molto rari. Ovviamente un pronunciamento dell'EMA che ha comportato anche delle conseguenze sulla campagna vaccinale anche nel resto dei paesi. I paesi e ogni singolo Stato dunque ha dovuto far fronte anche a questo pronunciamento, e per quanto riguarda l'Italia, considerando i dati sulla letalità per coronavirus, ha detto Franco Locatelli nell'incontro tra governo, regioni, comune e province che è stato avviato intorno alle 20 proprio sul caso AstraZeneca, il piano vaccinale, considerando i dati sulla letalità che confermano che le vittime per lo più sono anziani, l'idea anche per l'Italia è di raccomandare l'uso preferenziale oltre i 60 anni del vaccino. Così dunque Franco Locatelli, che ha detto non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose. Poco prima, verso le 18, era stata convocata una riunione straordinaria in videoconferenza anche dei ministri della salute dell'Unione Europea, e alle ore 21 presso il Ministero della Salute si è tenuta la conferenza stampa sulle valutazioni dell'EMA sul vaccino AstraZeneca, dove sono intervenuti proprio al Ministero della Salute. Questa è l'immagine invece che vedete relativa all'incontro governo, regioni, comuni e province. Alle 21 invece presso il Ministero della Salute si è tenuta la conferenza stampa dove sono intervenuti il Presidente proprio del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e poi il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco Nicola Magrini,
Salvini e il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. La posizione di fatto decisa dal ministro Speranza dopo un confronto, ha ribadito dunque Locatelli, è stata quella di raccomandare l'uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni d'età. Al momento non ci sono, ha ribadito ancora Locatelli, dunque elementi per considerare la somministrazione di AstraZeneca in chi ha ricevuto la prima dose del vaccino. Allora sentiamo di nuovo una parte delle parole espresse proprio da Locatelli in conferenza stampa. La valutazione che è stata fatta dal Comitato di Farmacovigilanza dell'EMA, quello che si chiama il PRAC, è che il nesso di causalità, per quanto non dimostrato definitivamente, è stato dichiarato come plausibile. Il meccanismo che sottende allo sviluppo di questi fenomeni, di queste complicanze, è oggi non definitivamente chiarito. Limitandoci ai tre paesi dimensionalmente più popolati, quindi Germania, Spagna e Francia, i primi due hanno di fatto sposato la linea di un uso preferenziale sopra i 60 anni di età, la Francia sopra i 55 anni di età. Quindi, mettendo assieme tutti gli elementi che ho provato a riassumere, con l'obiettivo di mettere in sicurezza le popolazioni che si connotano per un tasso di letalità più elevato, quindi l'ho appena ricordato, sopra i 60 anni di età, perché ancora nella fascia 60-69, mi ripeto, siamo al 3%, scendendo invece al 6 per mille nella decade esattamente inferiore. La posizione che è stata di fatto decisa dal ministro dopo un confronto che ha coinvolto, oltre a noi tre, anche altre figure istituzionali, è stato quello di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. A breve ci sarà una circolare con tutte le indicazioni, dobbiamo essere chiari e netti, ha affermato proprio nella serata il ministro della Salute Roberto Speranza, al termine, come detto, di una giornata di riunioni con gli esperti, ribadendo però che le priorità dunque dell'esecutivo non cambiano, vanno messi in sicurezza gli anziani e le persone fragili in primis. Ma al di là delle decisioni che verranno dunque prese anche nelle prossime ore, un dato, come anche commenta l'ANSA, è già chiaro ed evidente a tutti: la modifica in corsa e soprattutto i timori sempre più diffusi tra gli italiani rischiano di provocare ulteriori rallentamenti alle vaccinazioni proprio nel momento in cui è fondamentale invece imprimere un'accelerazione. I numeri dicono, scrive l'ANSA, che oggi ci sono 8 milioni di italiani che hanno ricevuto una prima dose di vaccino e a oltre 2.294.200 di loro è stato somministrato il siero AstraZeneca. Non tutti sono under 60, ma una buona parte sì. Dunque, la prima decisione che il governo dovrà prendere, ricorda l'ANSA, sarà quella relativa ai richiami che secondo le indicazioni dell'AIFA devono essere fatti a 3 mesi dalla prima dose. Al momento dunque, come ha ribadito Locatelli, non ci sono elementi per scoraggiare l'utilizzo della seconda dose. Il vaccino è utilizzabile in tutte le fasce della popolazione, ha affermato da conto suo anche il direttore dell'AIFA Nicola Magrini. Molti farmaci in commercio, ha detto Magrini, hanno effetti collaterali frequenti o più frequenti, sono situazioni non prevedibili. La decisione è stata presa in via precauzionale, ma il vaccino è utilizzabile in tutte le fasce di popolazione, ha dunque affermato Magrini. E poi c'è anche il commento espresso dal direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, che ha detto: grazie a questo vaccino nel Regno Unito, in Gran Bretagna, la mortalità è stata sostanzialmente abbattuta, mentre noi in Italia abbiamo ancora una situazione che deve far riflettere. AstraZeneca, efficacia molto elevata, ribadisce Rezza, nelle forme gravi di malattia, anche nella popolazione più anziana, e non ci sono eventi trombotici segnalati. L'uso preferenziale per gli anziani, ma il vaccino può comunque, ribadisce anche Rezza, essere somministrato a tutti da 18 anni in su, dunque se un soggetto vuole questo vaccino può vaccinarsi.
L'ANSA riporta anche altri vari commenti. Rischiamo di avere vaccini che non riusciamo a inoculare perché la gente non li vuole, ha detto il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga, esplicitando il timore di tutti. Nei frigoriferi delle regioni oggi ci sono almeno 1.800.000 dosi di AstraZeneca per evitare che restino lì. La soluzione individuata dal commissario Figliuolo è di somministrarlo fin dalle prossime ore alle categorie 60-79 anni. Da giovedì, infatti, ha detto Figliuolo, apriamo la categoria 60-79 anni, una platea di circa 13 milioni di persone, 2 milioni delle quali hanno già avuto la prima dose. Così dunque il commissario per l'emergenza. E poi è uscita anche una nota da parte del vice governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha detto attendiamo la circolare del Ministero della Salute che disponga dunque le nuove regole di utilizzo del vaccino di AstraZeneca. Venendo alla situazione coronavirus in Italia, andiamo a vedere come sempre, come ogni giorno, anche gli aggiornamenti forniti online dal governo. Per quanto riguarda i nuovi casi di positività rilevati rispetto a ieri, sono 13.708 i nuovi casi, e questo a fronte di quasi 340.000 tamponi effettuati, per un tasso di positività che oggi scende al 4% rispetto al 6,9% di ieri. 627 sono invece i nuovi decessi, che portano il totale a 112.374 da inizio pandemia. 547.837 sono invece gli attualmente positivi, dei quali 3.683 sono in terapia intensiva e 29.316 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Per ora, venendo agli ultimi anche aggiornamenti sul fronte delle vaccinazioni, stando a questo aggiornamento risalente l'ultimo alle ore 20, le somministrazioni finora effettuate sono 11.697.942, le persone vaccinate a cui sono state somministrate sia la prima che la seconda dose di vaccino sono almeno 3.607.973, e per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia sono state somministrate 258.763 dosi rispetto alle 345.655 finora consegnate, per un rapporto percentuale del 74,9. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 286 nuovi positivi e 22 ulteriori decessi. Il punto sulla situazione del contagio nel territorio regionale, ma anche sul fronte delle case di riposo, ci è stato fornito nel nostro telegiornale delle 19 in diretta dalla nostra Francesca Santoro, che si è collegata da Pasean di Prato e, per l'esattezza, dalla casa di riposo Serenio Orizzonte. Allora sentiamo tutti gli aggiornamenti in merito dalla giornata. Abbiamo fatto il punto con Federica Cicognini, che è responsabile di Sereni Orizzonti per le case di riposo del Friuli Venezia Giulia, per vedere come hanno vissuto questo lunghissimo anno e quali accorgimenti sono stati presi per poter adesso riaprire. Vediamo l'intervista. Nel 2020, quando è scoppiata la pandemia, nessuno sapeva come gestirlo. Noi ci siamo attrezzati praticamente recuperando sul mercato tutti i DPI di primo livello possibili, quindi adottando procedure e protocolli. Già la prima nostra procedura del 24 febbraio 2020, e quindi abbiamo cercato in tutti i modi di salvaguardare gli ospiti interni. Siamo stati i primi a chiudere le visite ai parenti a marzo 2020 e le abbiamo riattivate effettivamente forse tra gli ultimi, qualche spiraglio intorno al periodo estivo, perché le visite si potevano fare all'esterno, e poi abbiamo riniziato a gennaio, quando comunque si ripoteva gestire in sicurezza tutto. Sereni Orizzonti in Friuli gestisce 7 case di riposo. Dobbiamo dire che ce ne sono addirittura 3 che da febbraio 2020 non hanno mai registrato un caso Covid all'interno delle strutture. I vaccini come sono stati accolti, visto che insomma questa è stata la svolta sul fronte della lotta alla pandemia? Allora, per gli ospiti io ho guardato delle vaccinazioni all'interno di 2 o 3 strutture ed effettivamente gli ospiti erano contentissimi, cioè gridavano alla libertà, nel senso per loro il vaccino è sinonimo di libertà, riusciamo a riacquisire una libertà che abbiamo purtroppo perso non a causa loro, nel senso.
e da parte degli operatori devo dire che comunque abbiamo avuto una buona adesione. Oggi è stata una giornata importante per le case di riposo perché il vice governatore Riccardo Riccardi ha incontrato in videoconferenza i rappresentanti delle strutture per anziani del Friuli Venezia Giulia, annunciando che la regione ha già stanziato 20 milioni di euro per aiutare queste strutture che sono state particolarmente provate dal Covid a gestire la situazione. In particolare è stato previsto il riconoscimento dei costi Covid con anticipazione del 70% e la messa a punto di un provvedimento destinato ai ristori in modo da compensare le mancate entrate e da evitare che le case di riposo debbano aumentare le rette. In particolare, immediato il via libera alle aziende sanitarie per quanto riguarda l'anticipazione della liquidazione dei costi Covid, mentre per quanto riguarda i ristori, a breve saranno fissati degli incontri specifici con i gestori delle case di riposo per vedere come fare. Per quanto riguarda i dati del contagio di oggi, i nuovi casi risultano 286, venuti alla luce grazie a 7.266 esami tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici, con una percentuale di positività che è del 3,93%. I decessi sono 22, considerando 3 morti pregresse. Il totale delle vittime da inizio pandemia ammonta quindi a 3.424. In terapia intensiva risultano al momento 79 pazienti, 2 in meno di ieri, e risultano calati anche i pazienti accolti nei reparti ordinari. Sono oggi 584, 20 in meno di ieri. Gli isolamenti sono 12.299 e con oggi è stata superata la soglia delle 100.000 persone risultate positive in Friuli Venezia Giulia da inizio pandemia. Un farmaco antiparassitario usato da più di 50 anni per le infezioni intestinali, la niclosamide, risulta in grado di bloccare il danno polmonare causato da Covid-19 e questo stando a uno studio pubblicato oggi sulla rivista Nature e condotto da un gruppo di ricercatori del King's College London, dell'Università di Trieste e del Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste. Noi sentiamo il professor Mauro Giacca proprio alla guida di questo gruppo di ricercatori. Sì, è uno studio fatto fra Trieste e Londra, a Trieste nei laboratori dell'ICGB con l'Università di Trieste e a Londra al King's College, per cercare di trovare se ci sono dei farmaci che riescono a bloccare una delle caratteristiche più particolari di SARS-CoV-2, cioè del virus di Covid-19. Cioè quella di fondere le cellule, cioè tutto è partito perché abbiamo cominciato a guardare i polmoni di pazienti che sono morti all'ospedale di Catinara a Trieste, grazie a Rossana Bussani che ha continuato a fare autopsie durante tutto il periodo del lockdown, e abbiamo visto questi polmoni, ci sono delle grandi cellule con tantissimi nuclei che sono un prodotto della fusione di cellule diverse. Abbiamo la possibilità di fare screening robotizzati su più di 3.000 farmaci, e alla fine ne abbiamo trovati alcuni che bloccano la formazione di queste cellule fuse. Uno di questi farmaci si chiama niclosamide, è un farmaco che insomma si conosce da 50 anni, è un farmaco contro le infezioni intestinali da vermi, e non si può ancora usare per il Covid ovviamente, ma insomma però diciamo, questo studio lo spinge molto a essere sperimentato in sperimentazioni controllate. La buona notizia è che ce n'è già una che abbiamo ispirato in India, che è partita, insomma, fra un paio di mesi dovremo sapere se effettivamente sia un farmaco che possa essere utilizzato nei pazienti con successo. Sono circa 90.000 i bambini che oggi in Friuli Venezia Giulia sono rientrati in classe dopo lo stop delle lezioni in presenza a causa della situazione coronavirus e si parla di bambini dal nido oggi rientrati nelle scuole, negli asilo appunto, ma anche delle materne e anche delle elementari fino alla prima media compresa. Noi siamo andati a vedere come è andata la situazione nell'istituto comprensivo 5 di Udine e anche in quello di Tavagnacco. Sicuramente un rientro positivo per tutti. Desideravamo questo momento anche perché la scuola è quella vera in presenza. Per quanto si sia realizzato tutto quanto programmato a distanza, però attendevamo questo momento di relazioni, di ripresa dei contatti appunto in presenza. I ragazzi li ho visti contenti, entusiasti, sereni anche,
e desiderosi di tornare a trascorrere le ore insieme ai compagni e ai loro docenti e docenti. Noi abbiamo 1500 ragazzi, beh, tolte le seconde e le terze medie, insomma più di un migliaio di ragazzi che oggi rientrano nel nido, nei nidi, nelle materne e nelle medie. Ovviamente il tema grosso è quello di conciliare tutte le norme di prevenzione, il numero dei presenti e trovare insomma la possibilità di conciliare, ecco, tutte queste realtà. Si riaprono parzialmente insomma le scuole, resta ancora il problema dell'accoglienza e del dopo scuola. Guardi, ho appena sentito la regione che mi ha confermato insomma che entro poche ore ci avrebbe dato una risposta, perché ovviamente partendo tutto il sistema scolastico c'è il tema della preaccoglienza, della post-accoglienza e anche dei tempi integrati, però io sono convinto che come parte la scuola tutti i servizi collegati alla scuola, compreso il dopo scuola, devono assolutamente partire. Veniamo invece alla difficile situazione che continuano a vivere i cinema, i teatri, il mondo dello spettacolo e della cultura in genere. Un aggiornamento ci arriva da Tiziana Gibelli, l'assessore regionale alla cultura, nonché portavoce degli assessori regionali alla cultura a livello nazionale, che appunto ha fatto sapere dell'esito dell'incontro avuto nella serata con il ministro Franceschini sul tema delle riaperture proprio per spettacolo e cultura. C'è una disponibilità a riaprire, ha sintetizzato Gibelli. Si è aperto un confronto con punti di partenza diversi, ma già sono stati trovati punti di convergenza e di comune accordo. Nell'incontro, che si è svolto da remoto, il ministro Franceschini, secondo quanto ha preso l'ANSA, ha chiesto agli assessori di raccogliere suggerimenti anche per individuare settori dello spettacolo che potrebbero essere rimasti fuori dagli aiuti di questi mesi per poter eventualmente rafforzare e integrare le misure. Quanto alle riaperture, il ministro ha ribadito che la disponibilità dunque c'è e che il ministero in questi giorni sta lavorando a un nuovo protocollo per lo spettacolo dal vivo che consenta lo svolgimento in sicurezza di eventi con un numero di spettatori in presenza più ampio rispetto all'estate scorsa, quando furono ammessi show con 200 persone al chiuso e 1000 all'aperto. L'idea anche per il cinema è al momento quella di capire se sia possibile aumentare il numero delle presenze nelle sale o nei teatri all'aperto, trovando il modo dunque di aumentare le garanzie di sicurezza, magari con l'esito di un tampone negativo da usare come pass e mascherine FFP2 nuove garantite da far indossare all'ingresso. Resta invece difficile indicare una data che, gioco forza, ha spiegato il ministro agli assessori, dovrà dipendere dall'evoluzione dei dati epidemiologici. Veniamo ora a fatti di cronaca riguardanti il territorio regionale, in particolare vi diamo conto di un incidente stradale che si è verificato nella serata intorno alle 19.30 sulla A4 in direzione Venezia, a circa 700 metri dall'uscita per la Tisana, come ci hanno informato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Un autocarro Eurocargo ha tamponato un bilico e l'autista proprio dell'Eurocargo è rimasto incastrato nel mezzo ed è poi stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato dal personale sanitario all'ospedale di Udine, ci risulta trasportato in codice rosso. Veniamo ora alle nostre consuete flash news con, come sempre, altri importanti fatti riepilogati. Sette persone originarie del Pakistan sono state denunciate dai carabinieri della sezione radiomobile di Udine perché ritenute responsabili della violenta aggressione ai danni di due connazionali avvenuta lo scorso 25 febbraio, verosimilmente per motivi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono ancora in corso, ma i militari ritengono che le cause della duplice aggressione siano da ricercare nella volontà di alcuni soggetti di assumere il controllo delle maggiori piazze di spaccio di sostanze stupefacenti presenti in città, gestite quasi per la totalità dagli stranieri. Due giovani stranieri, notati muoversi con circospezione tra la vegetazione del parco Moretti, sono stati sorpresi dagli agenti della polizia di Udine mentre armeggiavano sostanze stupefacenti. Uno dei due, sorpreso, ha impugnato un grosso taglierino con la lama completamente estratta. Condotti in questura per l'identificazione, il primo, 19enne pakistano senza fissa dimora, è stato deferito per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sequestrati unitamente ai 50 euro in banconote di piccolo taglio. Quattro clandestini invece sono stati rintracciati a bordo di un furgone con targa rumena che stava scaricando merce al Partidor.
Il conducente non si era accorto di averli a bordo. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato ai richiedenti asilo le procedure sanitarie per il trasferimento all'ex Cavazzerani. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in via Monsignor Domenico Comin a Budoia per soccorrere l'autista di una betoniera che nella fase di riposizionamento del braccio meccanico del mezzo ha urtato accidentalmente i cavi dell'alta tensione. L'uomo, che inizialmente aveva perso i sensi, è stato prontamente soccorso e trasferito in ospedale a Udine con ustioni agli arti ma in stato di coscienza. La tecnica dell'abbraccio stavolta finisce male. Due ventenni e una ventenne, tutti di etnia nomade, non residenti a Nord-Est, sono stati posti in stato d'arresto tra Veneto e Friuli martedì grazie alla indagine che ha visto la collaborazione dei carabinieri di Villanova di Fossalta di Porto Gruaro e Bibione di Lignano e la polizia locale di Bibione. Denunciata la quarta componente della banda, una minorenne incinta. Una 63enne residente nel Friuli Collinare è rimasta vittima di una truffa informatica e si è vista alleggerire il conto di 6.100 euro. Dopo aver constatato l'ammanco, nel febbraio scorso la signora ha segnalato l'accaduto ai carabinieri che al termine delle indagini hanno scoperto l'autore della truffa, un 42enne residente in provincia di Napoli, il quale era riuscito a clonare la carta SIM del telefono alla malcapitata e così aveva avuto accesso ai servizi di home banking. A Udine intorno alle 17.30 c'è stato un intervento delle forze dell'ordine in via Leopardi presso l'autostazione perché un uomo di circa 30-35 anni, come ci è stato riferito dal Corpo Vigili Notturni in servizio nell'area, allertato da un lavoratore presso l'autostazione, l'uomo è stato visto rubare in evidente stato di alterazione da alcolici un dispenser di gel igienizzante dall'interno della sala d'attesa e distruggerlo sulle corsie di transito delle corriere. L'uomo è stato anche visto deviare la viabilità dei mezzi e prendere a pugni i presidi contenenti le manichette antincendio. Il personale del Corpo Vigili Notturni ha monitorato la distanza di sicurezza, ha monitorato a distanza il soggetto, che risulta di nazionalità medio orientale, cercando dunque di contenere la situazione in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunte due radiomobili dei carabinieri ed è stato anche richiesto l'intervento di un'ambulanza proprio per gestire lo stato di alterazione dell'uomo. Veniamo ora allo sport. Tegola in casa udinese. Neuting si è fermato nel finale dell'allenamento odierno ed è a rischio per il Torino a causa di un problema al flessore. La sua assenza stravolgerebbe i piani di Gotti. L'olandese nelle prossime ore effettuerà gli esami di rito per valutare l'entità del problema muscolare. Allarme Neuting in casa udinese, il difensore olandese tiene Gotti col fiato sospeso in vista della gara contro il Torino in programma sabato sera alla Dacia Arena alle ore 20:45. Brambo, come viene soprannominato, ha accusato un risentimento muscolare al flessore nella fase finale dell'allenamento odierno. Nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali di rito per valutare l'entità del problema, ma è chiaro che mancando 72 ore al match contro i Granata, la sua presenza è a forte rischio. E una sua eventuale assenza cambierebbe e non di poco i programmi che il mister bianconero aveva in mente, sì, perché nella testa dell'allenatore Neuting avrebbe dovuto occupare la posizione centrale nella difesa 3 con il rientro di Samir sulla sinistra e Bonifazi dalla parte opposta. Qualora il numero 17 non dovesse farcela, ecco che si aprirebbe il ballottaggio tra Becao e De Maio per sostituirlo. Preso atto di questa notizia, resta da capire come scenderà in campo l'Udinese negli altri reparti. Sono attesi alcuni cambi, questo lo si è capito. Arslan scalpita per riprendersi il posto da titolare in regia, così come scalpita anche Forestieri, che dopo due buoni ingressi contro Lazio e Atalanta potrebbe ripartire dal primo minuto in coppia con l'altro Fernando Llorente. Attenzione poi alla corsia mancina con Molina certo del posto a destra. Sono in tre per una maglia. Zeghelar, Larsen e Aueyan proveranno a convincere Gotti a puntare su di loro. Da Poludinese andiamo a scorrere assieme le prime pagine disponibili. Andiamo a leggere velocemente i titoli principali. Allora iniziamo con il giornale. AstraZeneca sì, ma non per tutti. Caos vaccini. Il governo sconsiglia il siero per gli under 60. Così cambia il piano. Pochi soldi per le riaperture, rischio nuove tasse.
E poi Speranza non capisce il dramma delle partite IVA ma dovrà cedere, intervista con Matteo Salvini. La sinistra pensa allo ius soli, per questo ci vuole la Lega al governo. Violenza sbagliata, però il 99% di chi chiede di tornare a lavorare lo fa in modo pacifico. Riaperture necessarie, già dalle prossime settimane vedrete che ci saranno. Il PD cerca l'incidente, noi non abbocchiamo e sul Quirinale, puntini, puntini, puntini. Ancora il Foglio, i nuovi paraguru d'Italia, è il titolo che vediamo evidenziato in rosso assieme. Sul caso Gratteri, Giorgianni, il Corriere torna cerchio bottista e si perde nei sofismi di Stella. Tesi che attaccano lo Stato, Gratteri incauto, testimonial, parla il prof Ennio Amodio, così su il Foglio. E poi all'Italia saltano i nervi, le ragioni del dilagare della protesta, le manifestazioni a Roma e Milano, titola Libero, sono appena all'inizio, gente in piazza in altre decine di città, la maggioranza silenziosa alza la voce poiché non ce la fa più e si sente tradita dalla politica, i ristori arrivano prima ai dipendenti all'Italia che ha i negozi rimasti chiusi. Abbiamo finito le pagine finora arrivate in redazione, vi ricordo come sempre l'appuntamento con la nostra rassegna stampa che inizierà alle 7 di domattina. Grazie per la vostra attenzione e buonanotte, vi salutiamo con Accade Oggi. Il 7 aprile del 2013, per la 31esima giornata, si affrontano al Friuli l'Udinese di Francesco Guidolin e il Chievo di Eugenio Corini. Entrambe le formazioni cullano ancora sogni di gloria rappresentati dalla partecipazione alla Coppa UEFA. Nasce un match estremamente equilibrato e vivace, anche spigoloso nei primi minuti. Poi è l'Udinese che prende il sopravvento e la strada si fa tutta in discesa al minuto 20 grazie ad una papera del portiere Puggioni che nel tentativo di rinviare il pallone con il piede cincischia ed è abile Totò Di Natale a rubargli la sfera e a segnare nella porta sguarnita. 5 minuti dopo Totò è protagonista di un gol davvero capolavoro, uno dei suoi più belli segnati nella sua lunga carriera. Riceve un cross da destra e al volo di sinistro trova l'angolino più lontano, un gol che ricorda quello messo a segno qualche anno prima a Marassi da Totti, un capolavoro. Poi nel finale del tempo, dopo una mischia, accorcia le distanze Papp dopo che il pallone era anche stato respinto dal palo, ma nel secondo tempo si vede soprattutto l'Udinese, anche se all'inizio Pelissier solo davanti al portiere Birkis si fa parare la conclusione, peraltro abbastanza telefonata, e nel finale la terza rete è segnata in acrobazia da Benatia. Nelle successive 7 gare, sino alla giornata numero 38, l'Udinese vincerà sempre e conquisterà il quinto posto indispensabile per accedere nuovamente alla manifestazione continentale.